un consiglio comunale su cui è precipitata inesorabilmente la questione lavorativa. Palazzo di Città è così diventato crocevia di sit-in, proteste e via vai di sindacati, in attesa di parlare col sindaco Stefano, che si è dedicato nel corso di tutta la mattina agli incontri con chi, per le tante vertenze sul territorio, chiede certezza e impegno concreto da parte dell'amministrazione. Prima i disoccupati organizzati Slycobas per il progetto di raccolta differenziata, poi i lavoratori Soget e infine Teleperformance. Tanti problemi, inquantificabili dubbi, infuocati i toni. Intanto, al di là delle porte della sala consiliare, tanti punti all'ordine del giorno che hanno riguardato la rigenerazione urbana e i lavori pubblici, in particolare Palazzo degli Uffici. Ormai ci siamo, facciamo ripartire i lavori del più importante edificio pubblico di Taranto. Sono lavori di un valore di 30 milioni, quindi i più importanti degli ultimi alcuni decine di anni, e servono a far rivivere il borgo di Taranto e a riavviare anche la macchina del lavoro a Taranto. La questione del NOE e dell'ILVA ha tenuto alta l'attenzione sull'ambiente. Cosa avete chiesto? Chiedevamo appunto in quell'ordine del giorno, alla luce dell'inchiesta dei NOE, che ringraziamo appunto per il loro lavoro veramente importante e interessante, che si rinviasse o si annullasse addirittura quella riunione prevista il 4 luglio, che era propedeutica a quella del 5 luglio per concedere l'autorizzazione integrata ambientale all'ILVA di Taranto. Questo per dare la possibilità al pubblico interessato, come appunto dicono le norme europee e nazionali, debbano dare il loro parere, ma per dare il parere bisogna che si conosca l'istruttoria già avviata dalla Commissione ambientale ministeriale. È stata anche chiesta una mappatura ben chiara del territorio? Sì, è stata chiesta per l'area di Taranto di avviare una indagine epidemiologica, visto che il NOE anche questo rilevava, per mettere in relazione il numero dei malati, delle morti e dell'inquinamento a Taranto.